Buongiorno ragazzi, buongiorno. Mi sono svegliata molto tardi e quindi siamo direttamente al pranzo. E sto preparando la pasta. Sono sempre questi mezzi elicoidali, mai sentito sto nome. Questa, se non sbaglio, è una pasta che fanno a Trieste. Pasta Zara. E mi avete detto che si chiamano rigatoni, mi sa. Però qui li chiamano elicoidali, non so come mai. E io la farò con il ragù. Ho questo della Knorr, no, della Star, che è buono. E poi invece per Tomas il tonno, perché ultimamente Tomas praticamente mangia sempre solo pasta col tonno. Com'è qua la pasta? Vediamo un po' se bolle. Non ancora, ma manca poco. Effettivamente, oggi ultimo vlog da Cortina, perché oggi dopo pranzo torniamo a Trieste. Ciao pupetto. Ciao Max. Come stai? Con sta sciata che sei andato comunque, anche se ti ho detto di non andare. Che ho sciato. Ghiaccio. Pochissimo, ma anche il primo maggio. Pochissimo, ma anche il primo maggio. E sei contento? Sì. No, non tanto contento perché fa male il ginocchio, però comunque sono contento di essere stato sulla pista. Ah, ok. Ma quello è l'importante. Vediamo il panorama anche oggi, che ogni video di Cortina che si rispetti vi faccio vedere il panorama. E oggi è nuvoloso ed è un po' più freschetto rispetto agli altri giorni. Scorsa settimana faceva caldo. E lì mi piace guardare la neve su in alto. E mi piace quando le nuvole si appoggiano sui monti. È bellissimo. Anche là dietro ci sono altri monti con la neve. Non so se li vedete, forse devo abbassare un po' la luminosità. Ecco, adesso lo vedete meglio. Wow. Sto caricando il video per oggi, sono le 2, quindi lo sto programmando per le 17:30 e controlliamo com'è la pasta. Questo ci mette un po', però uno è più lungo, uno è più corto, ma vabbè, dettagli. Ho già preparato il ragù in padella, basta poi scaldarlo e spadellare la pasta. Il tonno è pronto, lo verso, come sapete, direttamente, però ho tolto l'olio e metterò piuttosto quello di casa che abbiamo noi per Tomas, quindi oggi due paste diverse. Ho notato che sto caricando, non mi ero neanche accorta, ma ho notato che sto caricando tipo un sacco di vlog ultimamente, quindi spero che vi piacciono, spero che vada bene. Scusatevi se non sto alternando tantissimo con altri video, ma soprattutto quando siamo fuori casa per me è molto più semplice fare i vlog. Ok, tra un po' devo veramente andare a truccarmi, farmi la doccia perché sono terribile. Ci siamo ragazzi, questa è la mia con il ragù, mentre quella di Tomas è già pronta qua con il tonno. Yum. Visto che si è pronta anche questa, adesso basta metterla nei piatti e ci siamo. Pronta! Ci ho messo anche il parmigiano, anzi questo è grana padano. Pronta? Buona? Perfetto. Tomas per la prima volta oggi ha freddo. La prima volta nella sua vita ha freddo. E stiamo guardando non so che cosa. C'è Adriano Celentano, abbiamo appena acceso la TV. E non si sa che cosa sia. Però era molto giovane qua. A qualcuno piace la viennetta? Ho preso due pezzi. Ma che roba! Questo avevamo metà viennetta e finita. Questo è il secondo. Sì, poi l'altro almeno non era così grande. C'è un po' di ghiaccio sopra perché il freezer si è un po'... Vedi quelli dentro nel frigo. Buona, no? Che patatone, che colosone. Io adesso invece andrò a farmi un tè caldo. E voglio... Mi sono portata il Fruity Slim, però in realtà mi sono un po' pentita di aver portato solo questo, perché mi piace tantissimo anche quello azzurro. Guarda, cioè veramente... A tempo record finisco io e te. E poi mi sono portata anche questo di Natural Mojo, però qui purtroppo non ho il... mi sono dimenticata lo shaker e quindi non ho potuto utilizzarlo. Anche se profumo buonissimo, buonissimo, buonissimo di cocco. Allora, in molti mi avete chiesto come mi sto trovando con questi prodotti, perché ho notato che praticamente tutti li conoscete. E allora,
Mini review dei prodotti che mi sono portata qui a Cortina. Allora, questo, i miei preferiti sono senza dubbio i tè. Tutti e tre quelli che ho sono pazzeschi, sono buonissimi. E stavo qua con la mia amica Valentina e anche lei è impazzita per questi tè. Infatti li abbiamo veramente finiti praticamente lo scorso weekend. E guardate i pezzettoni di frutta all'interno. Non so se si notano, ma ci sono pezzettoni di arancia, pezzettoni di mela, di liquirizia. Amo questo profumo. Gli ingredienti ve li ho fatti vedere, li abbiamo letti insieme in qualche vlog precedente e non potrebbero essere davvero più naturali di così. Pezzi di mela, zenzero, aromi naturali, spicchi d'arancia, liquirizia, pezzi di vaniglia, fiori d'arancia, insomma è davvero ideale come... perché non mette a fuoco? È davvero ideale come tè, 100% naturale ed è super super buono, ne basta davvero poco. Io forse ho esagerato con le porzioni perché sono abituata ai tè che non hanno tanto profumo, invece questo basta metterne poco nel questi cosi che adesso andremo ad usare, che mi avete detto tutti che si chiamano, aspettate, non voglio sbagliare, infusori, può essere, mi sa che mi avete detto che si chiamano infusori, ogni tanto voi mi insegnate il vero infusore, sì, credo. E poi mi sono portata anche le Skin Beauty e anche qui con la mia amica che è medico, lo sapete, stavamo guardando gli ingredienti e sono ottimi, ci sono un sacco di vitamine. In questo periodo io ho molto bisogno di tirare su il mio organismo perché lo sapete che sono stata molto male il mese scorso, quindi ecco. Non fanno male le vitamine, guardate, vitamina E, vitamina C, vitamina B12, acido folico, biotina, vitamina B6, insomma ce n'è per tutti i gusti, davvero. Queste le prendo sempre, assumere due capsule una volta al giorno con abbondante acqua, io le prendo sempre a stomaco pieno, quindi dopo pranzo, dopo colazione, quindi adesso vado a prenderne due, sono più o meno a metà barattolo ormai, quindi... prepareremo il tè caldo. Ti vado subito a scaldare l'acqua. Ok, questo tè mi piace berlo sia a stomaco vuoto che a stomaco pieno, in realtà sia la mattina che dopo pranzo, perché io sono una patita di tisane, quindi per me è sempre un momento giusto per berlo anche la sera prima di andare a dormire, tanto non contiene teina, quindi posso tranquillamente berlo anche la sera. E appunto, mini review, che io mi perdo sempre in chiacchiere, quindi le Skin Beauty vi ho detto come le prendo. Invece il Fit Coco lo uso sempre con lo shaker, che appunto purtroppo ho dimenticato a Trieste, ma mi piace sempre aggiungerci anche pezzettoni di frutta, quindi metto yogurt greco come al solito oppure latte. Se ci metto lo yogurt greco però aggiungo sempre un po' d'acqua perché altrimenti è troppo denso, quindi non riesco a shakerarlo per bene, sapete lo yogurt greco quello vero è proprio... è super super denso, quasi come un budino, e quindi ci aggiungo sempre un po' d'acqua, un po' di latte e un po' di frutta e a seconda ovviamente delle porzioni ci metto solitamente due misurini. E la cosa che posso dire di questo Fit Coco che mi piace è perché ti riempie parecchio, se più di uno shake normale, ecco, quindi ha un po' questa proprietà, diciamo, che ti fa sentire un po' più sazio, ecco, sostanzialmente, proprio dicendo le cose come stanno. Quello che mi piace però, devo dire la verità, di questo è il sapore, perché è buonissimo, sa di cocco ed è super 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 buono. Allora, all'interno c'è cocco, melograno, papaya, tè verde e psyllio, che cos'è? Aiutatemi. Io però amo il profumo di cocco di questo prodotto più che altro. E quindi sì, questo è quanto per questa mini review, ragazzi. E basta. Sono triste perché ho quasi finito questo tè. Però dovrebbero arrivarmene tre
di nuovi, quindi sono contenta. Visto che mi dite sempre che i codici sconto, io ci tengo a ripeterlo, non guadagno mai, mai, mai sui codici sconto. È una decisione che ho fatto all'inizio, e se non mi filmo qua sopra per via del brufolo terribile che ho. Comunque non guadagno mai sui codici sconto, non guadagno mai in base a vendite, eccetera, eccetera. Lo sapete, io creo contenuti sui miei canali, non vendo niente e non voglio assolutamente guadagnare sulle vendite. Però quando le aziende mi dicono, se mi chiedono se voglio un codice sconto per i miei follower, dico sempre di sì, perché alla fine se uno non vuole acquistare non acquista, se uno invece magari vuole acquistare ha uno sconto, tanto meglio. Quindi penso che può sempre essere utile, però appunto non guadagno mai, mai, mai sulle percentuali, sulle vendite, sui codici sconto, mai. Sì, mi viene offerto a volte, non in questo caso, ma mi viene offerto a volte di guadagnare in proporzione alle vendite, in percentuale, e dico sempre, sempre, sempre di no. È una decisione che ho preso all'inizio e voglio mantenerla. E però, vi dicevo, su questi prodotti mi hanno dato il codice sconto Nicole20, Nicole20, tutto attaccato, e c'è il 20% di sconto, quindi parecchio, 20% di sconto su tutto l'ordine, qualsiasi ordine voi facciate. E poi c'è un altro codice sconto, Nicole Beauty, magari ve li metto in sovraimpressione, che invece vi dà diritto al 50% di sconto su Skin Beauty e Kit Pure Beauty, ovvero Pure Caps più Skin Beauty e kit Afrodite. Andate a vedere sul sito, insomma, se volete saperne di più. Quindi spero possa essere utile. Io penso che il mio tè sia quasi pronto adesso, quindi vado a riempire il mio, come vi ho detto, che si chiama infusore, e con una mano non riesco mai, quindi ciao. Eccoci, ci siamo, voilà. E adesso, siccome mi piace che sia bello forte il sapore, lo lascio in infusione per 3-4 minuti. Solita tazza con le renne, sì, è bellissima. Ok, vedete, si sta già colorando un po'. Lo lascio qua per un po', anche perché è strabollente in questo momento. Stiamo mettendo via tutto. Abbiamo già chiuso i rollè di qua. Qua no, chiuderemo adesso. Dobbiamo ancora svuotare il frigorifero. Voilà, io mi sono messa il cappellino strategico per non far vedere il super brufolo che ho qua in fronte, perché oggi non volevo truccarmi, volevo lasciare la pelle respirare un po', sinceramente, visto che non ho fatto un giorno di pausa da un bel po'. Mi piace sempre fare almeno una volta alla settimana un giorno di pausa, in modo che la pelle possa respirare. Ciao, bellissimo panorama! Mi mancherai, ma comunque torneremo presto. Ci siamo, caricato tutto, siamo pronti? È incredibile, ma ci sta sempre tutto in questa macchina. Non sembra, ma in qualche modo riusciamo sempre a far stare tutto. Ho preparato la bottiglietta d'acqua perché abbiamo 2 ore e 3 quarti di strada, 3 orette. Zainetto, ci siamo. Ciao Cortina. Ciao Mishka. Mishka, ciao Cortina, dicevo. Ciao Cortina, ciao Monti, bellissimi. Siamo tornati a casa, la gatta è venuta a salutarci. Oh, eccola qua, eccola, è tornata la gatta. Cosa più unica che rara che la gatta venga a salutarci. Non succede quasi mai, la gatta ha sempre di meglio da fare che venire a salutare noi. Infatti mi stupisco anche che sia tornata, sinceramente. Evidentemente le siamo mancati per la prima volta. Ciao gatto Denver, saluta tutti i tuoi fan, gatto Denver, che nell'ultimo video vlog non ti ho fatto vedere nel video, e qui tutti mi dicono che non c'è gatto Denver, ma come mai, manca gatto Denver. Eccolo qua, eccolo qua gatto Denver. E la gatta se n'è già andata. Ciao ciao grazie per averci onorato con la tua presenza, signora gatta. E adesso mi mostra, adesso mi mostra il sedere. Grazie gatta, e adesso è andata via. Chissà cosa mollerà.
È arrivato il mio sushi, la via Cedetta. Adesso raggiungo Tomas che sta già mangiando, perché come al solito io ordino e lui si prepara qualcosa a casa. Questo è il classico di casa nostra. Ecco quello che resta della cena di Tomas: un pezzo di bistecca che lui mangia in praticamente la velocità della luce. Non resta, è solo per ora. No, no, non resta, sì, no, ovvio. Siamo a questo punto. Sì. Io ho preso la miso soup al sushi, poi ho preso gli edamame, questi sono dei roll con Philadelphia e salmone, che non metto a fuoco, comunque sono Philadelphia e salmone. Questi sono i maki con salmone e fritti all'esterno, e poi tre nigiri al salmone. Penso di aver preso troppa roba, ma magari mangerò domani a pranzo. Buon appetito. E siamo venuti a mangiarci un gelato dopo cena. Vuoi raccontarci cosa hai preso? Tomas prende sempre il cono. Dunque, allora ho preso un dunque, cono perché, sì. Perché cono? Perché mi piace il cono col gelato. A me non piace. Io prendo, prendo sempre la coppetta. La prossima volta prenderò il cono e ti darò il cono, dai. E cosa hai preso? Ho preso la variegata alla Nutella. Wow, e guarda quanta Nutella, ragazzi, guardate che roba. E poi biscotto. Wow. Ok, ciao. Ciao pupetto. Io invece ho preso senza nome 1 e senza nome 2, che sono tipici di questa gelateria che si chiama Zampoglia a Trieste. Ragazzi, se venite a Trieste, la migliore gelateria è lei, è Zampolli, cioè. Sì. Davvero. Detto proprio in triestino, non c'è di meglio secondo noi, almeno. Beh, ce ne sono altre buone, ma secondo noi il top. Secondo noi questa è la più famosa. Sì, ma è anche la più buona. Sì, infatti sì. C'è sempre una fila assurda. Ed è appunto Zampolli. Sono i nostri gelati preferiti. E i miei due gusti preferiti sono senza nome 1 e senza nome 2, che sono un mix di cioccolata bianca, cacao, Nutella. Insomma, è il top, il top, il top. Com'è? Buono? Buonissimo. Il top. Tornati a casuccia, qui c'è gatta Stellina, che come al solito sta sul suo cuscino preferito. Gatto Denver, come al solito, certe cose non cambiano mai, gatto Denver è sempre geloso. Dove sei? Ah, qua! Impazziscono per le scatole, di cartone. Ciao, mio piccolo gattino. Ciao. Tutto bianco. Tutto bianco, poco ragione. Gatta Stellina non si scompone. Aristocratica, signora Gatta Stellina. No, scusa, non mi va, ti devono usare ancora un po', non lo capisci? Ok, adesso sì, adesso si può. No, ancora no, scusa. Devono usarti ancora un po', che magari sei un'altra persona. Sì, no, vabbè. Non sono molto convinta, comunque ok. Io in realtà volevo farvi vedere che mi è arrivata una cosa da Benefit mentre ero via. Guardate che carina la borsa Bold is Beautiful Project. E qui Life's Better Bold, molto molto bella. E all'interno c'è questo cofanetto, che è tipo un cappellino con il fiocchetto, Benefit. E poi c'è una t-shirt, ve la faccio vedere. Sì, rosa, Girl Meets World Rules, con Superwoman praticamente. E poi, che cosa c'è? No, un paio di occhiali con le sopracciglia, no vabbè, che figata, che figata pazzesca. Sono troppo belli, hanno delle idee pazzesche quelli di Benefit. E qui, oh, la tazza, Life's Better Bold. Che figata, bellissima. Grazie Benefit. E poi, che cosa c'è? C'è ancora qualcosina qua dentro. Oh no, vabbè. Ve li ricordate questi braccialetti, ragazze? Quando ero più piccola ne avevo a migliaia di quelli rigidi che poi metti sul braccio e si piegano. Che figa, che ricordi, mamma mia. E poi voglio vedere invece che cosa c'è dentro questo cofanetto. Ovviamente la gatta si è già messa autotrappola per gatti. Si è autointrappolata, gatta Stellina. Sei comoda, gatta? Gatta? Gatta?
Sei comoda, sì? Ok, ok, ok. Questa è la tua nuova cuccia? Ok. Voglio vedere. Notare quanti peli, tra l'altro, mi lasciano. Cioè, è una roba incredibile. Comunque, vediamo che cosa c'è. Vediamo che cosa c'è. Oh, non ho idea perché non ho ancora aperto nulla. Oh, ciao Nicole, so che hai chiesto di me. Finalmente sono tornato. Tomas sarà geloso del mio nuovo tattoo. With love, gimme brow. Che figata. Full brows e gimme brow. Ta-da! Thin, skimpy brows, fuller looking now. Sì, sono le microfibre volumizzanti. Amo questo prodotto. Gimme brow. E la colorazione è la numero 3. Che figata, sono troppo contenta. Bellissimo, bellissimo pacchetto. Ma con Benefit è sempre così. Hanno sempre delle idee bellissime. Comunque ve lo farò vedere brevemente anche domani nel video haul che filmerò. Ho voluto fare questo spacchettamento adesso, ma vedrete tutto anche domani un po' più appunto velocemente, perché già avete visto in questo vlog. Ok, Tomas è andato a fare la nanna, io tra un po' mi metterò al montaggio del vlog. I miei capelli oggi sono terribili e comunque devo rifare anche i colpi di sole molto molto presto. Adesso comunque mi metto al montaggio del vlog, ma prima guardo l'ultimo video di Shane Dawson, che è il mio youtuber preferito di tutti i tempi, e sono... aspetto sempre con ansia che esca un suo nuovo video. Magari li facesse come me dal lunedì al venerdì. Purtroppo ci sono settimane che non ne carica proprio. Poi questo è già invece il secondo. Ieri ne ha caricato uno, oggi ne ha caricato un altro. E aspetto sempre con ansia i suoi video. Non ho mai tantissimo tempo per vedere video di YouTube, ma i suoi li guardo sempre tutti. Quindi adesso mi vedo questo video e poi mi metto al montaggio di questo vlog. Io vi mando un bacio grandissimo, mia family. Un bacio grandissimo anche da Gatta Stellina. Mando un bacio, Gatta Stellina. Oh, sta facendo i pru pru. Le fusa, Gatta Stellina. La sentite? Il gatto Denver si sta facendo la doccia. E io vi do la buonanotte. Quindi un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani. Ciao mia family! Ciao!